da quella struttura in mattoni e ciottoli. Ah, quindi. Poi qui. Allora, lì c'è la struttura in mattoni e sopra c'è. E sopra ci sono i ciottoli. Sì, che però come vedo rispetto ai muri attuali è leggermente arretrata. Sì. Più tardi, diciamo verso l'anno 1000, no? Per l'età ottoniana, è stata edificata una chiesa con delle murature più alte. È durata poco, perché sembra che nel 1117, quando c'è stato... Barbarossa? No, prima ancora. Ah. Barbarossa è 1170, sì. No? No. È stata edificata una struttura romanica vera e propria che corrisponde a quel tipo di muratura, un opus, come lo chiamano, spicatum, in mattoni, tegole, praticamente hanno usato anche delle tegole, come vede lo spessore, sì, dei mattoni. Infatti sono piattini. Infatti sono piattini, le hanno tagliate e hanno costruito, poi sfruttando i materiali preesistenti, questa struttura romanica, che ha subito dei gravi danni in quel terremoto del 1117, per cui poi hanno rifatto un sacco di cose. Okay. Quindi la storia è piuttosto lunga di questa chiesa. Il 1117, e quindi lì hanno rifatto di nuovo la chiesa perché c'era stato il terremoto. Di quella chiesa successiva al 1117 cosa vediamo qui? Praticamente il muro? Questo muratore qua, quello che è rimasto. E il resto è successivo? Il resto è successivo. Poi questa struttura è diventata una chiesa abbaziale, perché qui c'erano i canonici, e quindi è diventata una canonica. C'erano i canonici agostiniani, sì. e questa, come possiamo definirla, questa congrega religiosa è stata fondata a Mortara, no, negli anni 1150, cioè dopo questo terremoto, ed è durata fino al 1300-1400. Ok. Questa è l'abbazia, di questa abbazia che segni vediamo qua? Dunque c'è quel passaggio là, che quella porticina. Quella porticina che dava al chiostro, alle strutture abitative, di cui ormai praticamente c'è rimasta poca traccia. C'è sull'altro lato un giardino, sotto ci saranno delle fondazioni, non è stato scavato perché è proprietà privata, e qualche residuo di questa struttura abitativa si ha in quella che adesso chiamano la Villa Balossi, sì, di proprietà privata, dove ci sono ancora delle strutture emergenti, naturalmente intonacate, rinforzate, riaggiornate, e dove adesso ci abitano questi signori Balossi che usano il giardino. Come mai una porta così piccola per passare? Per inchinarsi? O era... Probabilmente la pavimentazione era un pochino più bassa. Ah. Tant'è vero che... Infatti,